Ve lo ricordate il Savonarola? Savonarola è stato un grillino del XV secolo. A Firenze, all'epoca una città ancora ricca, ma sul punto di entrare in una lunga e definitiva fase di decadenza. Ecco, questa decadenza fu annunciata proprio dal successo del Savonarola, il grillino del XV secolo. E a mio avviso sta accadendo, è accaduto lo stesso in Italia, un paese ancora ricco che si è avviato verso una lunga e temo definitiva fase di decadenza che potrebbe culminare con la scomposizione della nazione italiana. Questo movimento dei 5 Stelle, il grillismo, ha avuto un successo incredibile, in pratica quasi un terzo dei rappresentanti in Parlamento, e adesso ci hanno proposto un referendum di conferma di una modifica costituzionale che ha lo scopo di ridurre il numero dei parlamentari di 345 unità, con la motivazione. Guardate bene, la motivazione principale, per non dire l'unica, è quella di risparmiare circa 100 milioni l'anno, che equivalgono ad un caffè e mezzo all'anno per ogni italiano. Non so se vi rendete conto, un risparmio ben maggiore lo si poteva fare, che so, riportando le retribuzioni dei parlamentari italiani, senza toccarne il numero, alla media europea. Si sarebbe ottenuto un risparmio maggiore e con una legge ordinaria. Voi ricordate che questo era uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, no? Tanti anni fa. Parlavano appunto dello scandalo delle retribuzioni dei parlamentari e invece sono passati al taglio dei parlamentari, con una legge costituzionale che prevede un referendum che per sua natura è divisivo perché si va a votare sulla legge fondamentale dello Stato. Questo stanno facendo questi nuovi Savonarola. Ora, Di Maio, professione ex bibitaro, che tra qualche giorno incontrerà come ministro degli esteri Mike Pompeo. Mi piacerebbe proprio assistere a questo incontro e vedere se sarà Di Maio a parlare oppure lo stuolo di funzionari che lo circondano. Il Di Maio che ha passato l'estate sullo yacht con la sua fidanzata mentre si scorgono lampi di guerra nel Mediterraneo orientale. Bene, il Di Maio dice: adesso votiamo questo risparmio. Dopodiché faremo anche la legge elettorale. E dalle prime indiscrezioni sembra che un altro cavallo di battaglia dei novelli Savonarola sia stato messo da parte. Vi ricordate la questione delle liste bloccate, cioè il fatto che il cittadino elettore, non può indicare il nominativo delle persone per cui votare? E sono quindi i partiti che stabiliscono l'ordine con cui vengono presentati i candidati e quindi decidono di fatto chi entrerà in Parlamento? Vedrete che finirà così. Io ne sono certo. Perché vedete, ammesso che si voglia mettere mano anche alla legge fondamentale, ma è una cosa di una gravità eccezionale che va affrontata con grande serietà, con un grande dibattito nazionale che coinvolga tutti alla pari, ascoltando tutte le voci, e invece sentiamo sempre le voci dei soliti noti. Quindi già questo è una cosa assolutamente vergognosa. Vedrete che sulla legge elettorale promessa da Di Maio, anche le altre promesse che faceva il Movimento 5 Stelle di abolizione delle liste bloccate, verrà messa da parte, quindi avremo un Parlamento con un minor numero di persone, di eletti, e
eletto con il metodo delle liste bloccate, un potere di questi partiti calati dall'alto ancora più rafforzato. Non si parlerà di taglio delle loro retribuzioni per portarle al livello della media europea, e il tutto viene giustificato con il risparmio di un caffè e mezzo all'anno. Allora, io mi sento preso per il culo da Gigino Di Maio, per cui non voglio neanche entrare nel merito se i parlamentari italiani sono troppo numerosi, oppure no, perché anche questa è una discussione che, sapete, con i numeri ormai si gioca, no? Perché la rappresentanza non è soltanto quella che è nei parlamenti, bisogna andare a studiare caso per caso quali sono le camere, e ce ne possono essere più di una, che esprimono la rappresentanza popolare. Il punto è che questa è una presa per il culo e io non mi faccio prendere per il culo da uno che fino a qualche anno fa faceva il bibitero al San Paolo, che oggi fa il ministro degli esteri, che tra qualche giorno incontrerà Mike Pompeo e che sarà muto, perché che cosa volete che ne sappia? Ha passato l'estate sullo yacht con la sua fidanzata. E siccome non mi faccio prendere per il culo, non entro proprio nella discussione. Il mio voto sarà no. No e basta. No e basta. E io sono certo che questo, il risultato di questo referendum non si è ancora scritto. Io penso che potrebbe venir fuori dalle urne una bizzarra sorpresa. E quanto godrei, guardate, cari concittadini italiani, almeno fino a quando questo appellativo avrà senso, e per il momento ancora ha senso, ma non diamo per scontato che l'Italia ci sarà sempre. Cari italiani, diciamo di no a questo progetto, a questa proposta offensiva del Movimento 5 Stelle. È offensiva, lo capite? Veramente offensiva. Non entrate neanche nella discussione. Non c'è da stare a discutere. Questi bifolchi ci stanno insultando, ci stanno cioè sottoponendo una legge di modifica costituzionale con il pretesto di risparmiare un caffè e mezzo. Non lo so io, non lo so, io francamente sono disperato, i Savonarola del XXI secolo. Questo sono i grillini devono essere spazzati via, come furono spazzati via Savonarola e i suoi seguaci. Peccato, appunto, che Firenze era in piena decadenza e quello era un sintomo. La decadenza di Firenze non è stata causata da Savonarola. Savonarola era il sintomo e temo che il successo, che comunque sarà effimero, del Movimento 5 Stelle, è allo stesso modo un sintomo dell'abisso di razionalità nel quale siamo caduti tutti. Mi correggo, siete caduti in gran parte. Un saluto.